ridere del tempo. Cari amici italiani ed italofoni, Rete Montreal ha deciso attraverso Metropoli di dare una sbirciata all'interno di Montréal en Lumière, edizione 2014. Tante presenze italiane, non nel volet gastronomico ma in quello musicale, dove si sono già esibiti Gino Quilico, Nicola Ciccone, ma noi abbiamo veramente il piacere di ospitare un personaggio che negli ultimi tempi è sulla bocca di tutti, ma da parecchio sulla scena non soltanto nazionale ma anche internazionale, direttamente dall'Italia, anzi direttamente da Sanremo, Raffaele Gualazzi. Buonasera a tutti. Allora, Raffaele, io so che tu hai messo insieme tante anime diverse, perché il tuo modo di suonare, la tua ispirazione viene un po' dalla tecnica del ragtime, però c'è del soul, c'è del blues, c'è del jazz. E come riesci a combinare tutte queste cose insieme senza perderti? Diciamo che io sono nato come musicista, perché ho fatto degli studi classici come pianista al conservatorio di Pesaro, e poi ho cominciato a suonare jazz all'età di 15 anni, esercitarmi, insomma, però mi piacevano anche altri generi musicali, quindi ho sempre portato avanti diverse strade musicali e poi all'età di 21 anni ho cominciato a cantare sulle mie composizioni praticamente, sì, più o meno 20 anni. Quindi non ho mai voluto rinunciare a tutti i colori della tavolozza musicale, ecco, non ho mai lasciato nessun genere, anzi la mia è una continua sperimentazione di crossover tra diversi generi nelle tradizioni jazzistica afroamericana e classica europea. Forse non tutti lo sanno, o magari sono in pochi a saperlo, Delio Gualazzi, tuo papà, è stato il fondatore insieme al grandissimo Ivan Graziani di questa Anonima Sound, che forse non tutti hanno conosciuto abbastanza. Quanto è stata importante la figura di tuo padre nella scelta della tua carriera artistica, musicale? Certo, dunque, mio padre, sinceramente, quando ho detto papà voglio fare il musicista, mi ha guardato malissimo, perché sa, insomma, le difficoltà che ci sono oggi con questo mestiere, e a suo tempo probabilmente ha visto anche le difficoltà che c'erano nel campo. Però devo dire che poi, quando ha percepito la mia passione, insomma, ho cominciato a girare un pochino, a presentare, insomma, i miei progetti live prima che quelli discografici, mi ha sostenuto molto, devo dire che è stato, come del resto tutta la mia famiglia, di grande aiuto. Poi c'è stato l'incontro con Caterina Caselli nel 2009, che, come tutti sanno, rappresenta, è a capo appunto di Sugar Music, la tua etichetta musicale, la mia etichetta italiana. Poi siamo, ecco, per l'estero siamo con altre case discografiche, ma sempre con, appunto, in collaborazione con Sugar, e quindi da lì è stato bellissimo, perché lei mi ha dato tantissima fiducia e mi ha dato la possibilità appunto di diventare arrangiatore e produttore, insomma, dei miei lavori, perché insomma, ha riscontrato delle possibilità di poter appunto fare questa affrontare, diciamo, il mio lavoro a 360 gradi, e quindi abbiamo fatto il primo album Reality and Fantasy insieme, anche se io ne avevo già fatto un altro nel 2005 per un'etichetta indipendente che si chiamava Love Outside the Window, ma Reality and Fantasy è stato il primo album nel 2011 dove ho composto e cantato anche in lingua italiana. E così ho fatto poi In Happy Mistake, che è stato, di cui la release qui in Canada è stata appunto ad aprile. Ma che ha raggiunto la vetta delle Tunes, tra l'altro. Sì, diciamo che ci sono diverse cose positive che stanno succedendo ultimamente, una tra le quali appunto essere qua, che è una grande gioia. Come tu sei già stato da queste parti, perché in effetti ad un certo punto della tua carriera sei stato invitato ad esibirti in Vermont, in New Hampshire, per un progetto veramente particolare. Cos'è questo The History and Mystery of Jazz? History and Mystery of Jazz è un progetto che, nel quale sono stato invitato a suonare da Steve Ferraris, che si esibirà questa sera assieme appunto a Jim e a Remy come special guest. È un percussionista strepitoso che appunto mi invitò in questo progetto in America, dove ognuno rappresentava un periodo storico del jazz diverso. Quindi lui fungeva un po' da clinic all'interno del gruppo musicale, ovvero il musicista che si intendeva di quel genere di musica, insegnava agli altri a partecipare, a suonare quel genere di musica,
e viceversa, insomma. Quindi io ho portato i miei brani in ragtime, stride piano, e li ho riarrangiati per questo ensemble, questa line-up, insomma, di se non sbaglio erano 6-7 musicisti. Poi c'era Michael Ray dei Kool & The Gang, Sala Orchestra, che appunto ci ha insegnato praticamente il free jazz, e abbiamo suonato dei brani free jazz. Poi c'era un John McKenna, che appunto ha registrato un omaggio per a John Coltrane per la Universal, quindi abbiamo parlato di bebop, abbiamo suonato bebop e abbiamo fatto un tour praticamente con tutti questi meravigliosi musicisti in New Hampshire e Vermont, in diversi contesti, da appunto teatri comunali fino a teatri universitari, piuttosto che dei club particolari. Insomma, è stata una bellissima emozione, e adesso, insomma, riabbracciare il mio amico dopo tantissimi anni, perché si parla del 2008 e adesso siamo nel 2014. Una bella emozione. Sì, è una bellissima emozione, ho visto anche la sua famiglia e sono carinissimi. Allora, prima di lasciarci, purtroppo il tempo è davvero tiranno, abbiamo pochissimi minuti, un ultimo commento su Sanremo, visto che è stata la volta buona. È stata la volta buona, ma tutte le volte sono buone Sanremo. Nell'edizione del 2011 ho vinto la categoria giovani e tutti i premi possibili, infatti è stata una grandissima soddisfazione, anche se non credo nel carattere competitivo della musica. E poi ho partecipato anche nel 2013 e adesso nel 2014 abbiamo avuto questo secondo posto, ma siamo molto contenti a prescindere dalla posizione, perché è una grande esperienza e un grande piacere poter partecipare a uno dei palcoscenici determinanti per insomma lo sviluppo della canzone italiana e la proposta anche di nuovi giovani, insomma. Ecco, in bocca al lupo anche per questo Morena Lumiere e arrivederci alla prossima. Arrivederci alla prossima, e come mi hanno insegnato dei miei amici del Sud Italia, si dice viva il lupo. Grazie. Con l'anima vera.